Ciao a tutti ragazzi da Cora09, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video ragazzi. Oggi siamo qui con una nuovissima serie, un nuovissimo gameplay ragazzi e una nuovissima avventura insieme. Siamo su Minecraft, ok, l'avevo già trattato con la Pixelmon qualche mese fa, ma ora siamo qui ragazzi con una nuova avventura Minecraft, così, semplice, senza mod, senza niente, 1.8.1, giocatore singolo, ovviamente queste sono cose vecchie ragazzi, prove, nuovo mondo, pixel, non ancora quello vecchio, in teoria sì, guardate quanto è datato. E vai con la creazione di un nuovo mondo, ragazzi, che non ho voglia di avere tanta fantasia, lo chiamo Cora09, tanto proprio perché non so come chiamarlo, ragazzi. Ovviamente sopravvivenza, perché vedete, cioè, o estrema o creativa, ma comunque faremo sopravvivenza, vedete un po', quanto belle robe. Le altre opzioni, la genere strutture, sì, tipo di mondo normale, assolutamente, ragazzi. Eccoci qui. Trucchi, penso di no ragazzi, poi vedremo magari se fare qualcosa, ma mi dite voi. Baule bonus, che facciamo? No dai ragazzi, voglio proprio off, voglio una cosa proprio fatta insieme ragazzi, fatta molto semplicemente, deve essere una serie molto tranquilla, una serie, spero ragazzi, che vi rilasserà, possiamo parlare insieme, possiamo divertirci, ma allo stesso tempo ragazzi, relax, perché sarà una serie con pochi tagli, potremo costruire insieme. Oh, sono atterrato, che è successo? Potremo fare tante belle cose ragazzi, ed eccoci qui. Siamo nel nostro mondo, figo. Allora, vediamo un po'. Salgo su questo albero, voglio un attimo avere una panoramica, ragazzi, del posto. Oh, che figo. Beh, non mi sembra un brutto posto. Allora, lì c'è la palude, qui c'è una foresta, insomma, una piana. Qui c'è una bella miniera a cielo aperto, diciamo così, con del carbone. Quindi, ragazzi, direi che è un buon posto per cominciare. Assolutamente sì. Cosa manca? Manca forse un po' di bestiame. Manca forse un po' di bestiame, ragazzi, ma andremo alla caccia di questo bestiame. Perfetto. Ragazzi, cominciamo a fare le cose che si fanno ovviamente all'inizio di Minecraft. Quindi cominciamo subito a prenderci il legno, proprio la prima cosa che si fa, ragazzi, ovviamente. Vi dico già che non sono un esperto di Minecraft, quindi ragazzi, accetto subito i vostri consigli, sia per magari costruzioni future, farm, anche cose magari estetiche, ma anche cose più semplici, insomma, perché io so proprio le basi, ma non è che so il genio. Ok. Quindi prendiamoci questi 6 pezzi bellissimi di legno. Prendiamo anche da questo qua, ragazzi. Così dopo. Solo questo, ve lo prometto. Dopo basta, perché sennò siamo troppo, ragazzi. E l'episodio finisce subito qui. Ok, ho preso anche l'altro. No, preso, ragazzi. Dai, dai, dai. Perfetto. Oh, tanto fatemi sapere, ragazzi, se siete contenti di questa nuova serie, ragazzi, di Minecraft. Wow. Un Minecraft Survivor, ragazzi, che mi avete chiesto davvero in tanti, quindi spero vi piaccia. Perfetto, allora, prima cosa, ok, fare l'inventario. Yeah, trofeo. Prendiamocene intanto, dai, facciamo 12. Ok, il rumore è strano, ho paura di questi rumori. Vediamo di farci una bella crafting table, un bel banco di lavoro. E direi già, ragazzi, di costruirci la prima, attenzione, non casa, la prima, diciamo, base. Facciamo così, prima base ragazzi, perché non voglio chiamarla a casa, sennò si rischiano di fare cose non volute. Allora, io direi di fare una cosa molto easy easy ragazzi, tanto per cominciare, quindi proprio una buca. Vediamo un po'. Dopo ricopriremo ovviamente. Vediamo se qui non c'è pietra, facciamo già qua. Ecco, pietra, ti prego. Tanto una cosa del genere, beh dai. A sto punto facciamo così. Ci mettiamo qui nel frattempo, dopo caso mai possiamo sempre spostare ragazzi la crafting table, facciamo un po' così e tacchete qua un po' di bastoncini, facciamo un po' così, ci prendiamo una pala, ci prendiamo un piccone, poi cosa possiamo fare ragazzi, ovviamente la spada, adesso vedremo, eccoci qui, possiamo fare ragazzi una bella spada e ovviamente... E non mi basta però il legno ragazzi. Oddio, dai. Perfetto. E potremo fare appunto come dicevo una bella ascia, ovviamente la falce lì la lasciamo stare, perché la zappa, scusate, la lasciamo stare perché non ci servirà ancora. Riprendiamoci la crafting table, magari adesso possiamo scavare con un po' più di decenza, diciamo così. Tanto scaverei un po' di pietre per farci gli attrezzi anche in pietrisco appunto. Vediamo un po' di prendere questa robetta qui, non molto, ripeto, così è solo un attimo per farci gli attrezzi. Tanto qui ci prendiamo anche l'arboscello, che non fa mai male. Se poi avessimo carenza da alberi, abbiamo il ramoscello lì, anzi l'arboscello, che dico. Perfetto, rimettiamoci la bella crafting table qui e facciamoci un attimino ragazzi degli strumenti
degli attrezzi, diciamo così, impietrisco. Intanto faccio solo, ops, faccio solo il piccone, in modo da essere più efficace. E da prendere subito, ragazzi, la bellissima, anzi, il bellissimo minerale, quindi che è questo carbone che abbiamo avuto la fortuna di trovare a cielo aperto e che ci potrà aiutare, ragazzi, appunto, in molte costruzioni, per esempio nel fare delle torce, che ne è utile, insomma, averlo già adesso, senza dover per forza cuocere del nostro legno per fare la carbonella. Ok, intanto ho preso questo, guardate, ce n'è ancora, quindi vai, manca abbastanza bene, ragazzi. Prima parte e subito anche prima caccia ai minerali qui, che è perfetto. Ovviamente non troveremo dell'oro, sì, dell'oro, ciao, del ferro a cielo aperto, diciamo così, però va benissimo, uguale. Do un attimo un'occhiata per vedere se c'è qualcosina proprio. Oh, sì, c'è. Wow. Bello lì questo posto, ragazzi. Io non lo abbandonerei mica, sapete. Ops. Lo terrei proprio. Lo terrei proprio e me ne ricorderei, insomma. Quindi sarei anche. Voglio che se morissi, dovessi ancora trovare delle pecore, rimarrei sempre qui nella zona di spawn. Quindi farò la casetta qui, credo, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente, fatemi anche tanti commenti. Scrivete tanti commenti per darmi dei consigli, eccetera, eccetera. Lo sapete voi, insomma, se siete più esperti di me, sapete cosa dovrei fare. Quindi, ok, guardate quanto carbone, ragazzi. Siamo ricchi di carbone. Ma anche in Inghilterra, nella rivoluzione industriale, mamma mia, guarda che roba. Ok, ma anche abbastanza veloce questo piccone in pietra contro il carbone, mi ricordavo un po' più lento, quindi perfetto, ragazzi, perfettissimo. Guardate un po', ce n'è, ce n'è, ce n'è. Grande. Ovviamente, ragazzi, ci faremo innanzitutto, come detto, una cosa molto molto semplice, una base molto molto semplice. Io direi di farla proprio qui, dato che me l'abbiamo scavato un pochino, vediamo un po'. E magari poi, ovviamente, per prepararci la notte, ragazzi, per prepararci la prima notte, intendo. E poi magari ovviamente ragazzi, ma dico proprio ovviamente cambiare, perché non è che ci terremo una buca per tutte le nostre gameplay. Ovviamente nelle prime due o tre parti magari sarà così, poi cominceremo già a fare qualche progetto, ragazzi, ci divertiremo anche a fare gli architetti e a vedere un po' che cosa possiamo fare, proprio cosa possiamo inventarci qui per questa serie. Guardate un po' quanto bella è. Questa roba qui cos'è? Nuova? Sì? Vediamo. Diorite, ok, sembra quasi una bestemmia, ma non so di cosa si tratta, ragazzi, perché questo è 1.8.1 e io sono rimasto un po' indietro. Questa qui, ole, ah, granito, ok, chissà cosa si fa con queste cose, ragazzi, magari scrivetelo nei commenti, magari andrò io a vederlo anche da solo. E intanto qui trovo altro carbone, bene, 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 bene. Mentre, ragazzi, magari registro un po' di seguito questi primi episodi, dato che ormai ci sono, magari taglierò e farò, dividerò in più parti questo gameplay. Che ne dite? In modo da essere più efficace, diciamo, non fare parti troppo lunghe. Adesso vedrò di quanto farne. Appunto, vediamo un po'. Allora, tornerei su. Oddio, è ripidina, vediamo un po'. Facciamo una bella cosa simile a questa, tanto si abbatte facilmente. Facciamo così, ragazzi, guardate, l'avventuriero, l'avventuriero qui, guardate che abilità. Mamma mia, grandissimo. Ok, mi sa che ci stiamo andando a impiantare qui. Facciamo una bella cosa, alla vecchia maniera. Speriamoci, no, più che il granito è meglio la terra, che vale di meno. E su, ok, mi sono impiantato, prendiamoci quello di legno per non sprecare troppo quello di pietra. Anche se dire sprecare per quello di pietra è davvero un po' strano. Perfetto, ragazzi, allora siamo tornati alla cima di dove proprio eravamo spawnati proprio in questi alberi, se non sbaglio. Sì, anche qua abbiamo abbattuto le nostre prime cose. Quindi direi di farlo proprio qui la vetta. Magari qui la vetta, ragazzi, farei qualche torcia. Esatto. E facciamo una cosa del genere, guarda un po'. Lo faccio molto spesso, mi piace farlo, sinceramente, fare una specie di torretta, in modo tale che se mi perdessi nei paraggi so dov'è la mia casetta e ci metto ovviamente una torcia sopra. Pronta la discesa, vai. Ok, è sempre inquietante fare cose del genere. Ok, magari mettiamo qualche torcia anche qui vicino, magari che non ci spawnino mostri proprio qui. Una qui, una qui, una qui. Magari mettiamone anche, ragazzi, una qui. Vai che andiamo avanti bene così. Una qui. Una qui. Magari che ne dite anche una qui. Perfetto. Ok, ragazzi, io direi di progettare subito la prima casa. Magari andrei da proprio questa qui che stavo costruendo fino ad arrivare al punto dell'altra parte in cui stavo costruendo pure. Quindi andiamo un po'. Facciamo questa specie di tunnel, ragazzi. E vediamo come ce la caviamo. Vedete, la prima casa sarà squallidissima, così vedrete, ma poi
cerchiamo di migliorarci sempre di più. Magari, dato che c'è anche del carbone qui, abbiamo visto un bel po' di carbone, speriamo ci siano anche delle caverne qui nei paraggi. Chi lo sa, ragazzi? Chi lo sa? Vedremo. Speriamo bene. E lo sapremo, insomma. Mettiamoci una bella torcia che si comincia a vedere davvero poco. Perfetto. Torce fondamentali, ragazzi, per la mia bella casetta. Ok. Andiamo un po' qui. Oh, che ne dite, ragazzi? No, sopra no. No, prima prendi qui. Che ne dite la mia prima base, dai. È proprio una base, 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 ragazzi. Ci vorrebbe un po' di lana per fare il letto. E adesso andremo a cercarla, ragazzi, prima che diventi buio. Quindi ricordiamoci di questo posto. Ho messo anche le... mi sembra già un po' scuro. Devo fare in fretta. Oh, ho fatto un saltone qui. Allora, ci serve cibo e ci serve lana. Quindi ricordiamoci che è di qua e andiamo tutta da questa parte. Via. Ovviamente, se dopo un tot di tempo non riuscirò a tornare, cioè non riuscirò a trovare niente, torneremo indietro. Dai che gli animali non dovrebbero essere così pochi nei mondi di Minecraft. Dovrebbero essercene abbastanza. Quindi, oddio, non riesco neanche più a correre, ragazzi, perché non ho più cibo. È brutto segnale, brutto segnale. Che comincio a morire di fame. Tra l'altro, ragazzi, la difficoltà quant'è? Perché non l'ho visto, sinceramente. Adesso mi è venuto in mente. Difficoltà normale, ok, va bene. Che normale, si spera. Qui c'è una cosa che non dà cibo. Che sono, come si chiamano? Non lo so. Bella sta grotta sotterranea. La verrò a trovare se rimango vivo, ovviamente. Andiamo, andiamo. Comincia a fare scuro e non voglio. Dai, dai, qualche animale. Dai, un pochino si corricchia ancora. Proprio poco. Dai, qualche animale. Non voglio andare troppo via dalla mia strada. Comincia a fare scuro, ragazzi. Mi sa che dobbiamo affrontare la prima notte già con il nostro... sì, grandissimo, vi voglio bene. Proprio con la spada. Appresso, grandissimo. Bene, bene, bene. Quanta lana? Due, perché sono due pecore, giustamente. Me ne serve un'ultima, sta diventando buio. Devo fare in fretta un'ultima. Pecora, la sento, sento il be, sento il be. No, io ho sentito il be, ragazzi. È buio. Eccola. Guarda come si nascondeva la birichina. Grandissimo. Abbiamo tre di lana, ragazzi. Dobbiamo tornare indietro prima che diventi troppo buio. È già troppo buio, ragazzi. Quindi ci saranno già dei mostri spawnati. Tizio ne caccia al tempo qui. Tutto una questione di tempo, ragazzi. Abbiamo due torce. Non vedo più una ceppa. Era di qui, sì. Dobbiamo neanche perderci. C'è la luna, ragazzi, che sta salendo. Attenzione, prima che arrivino i mostri. Bene, ragazzi, la parte finisce qui. Mamma mia, quanti pericoli ci aspettano lì nella notte. Riusciremo, ragazzi, a salvarci? Chi lo sa, riusciremo a trovare cibo? Chi lo sa, lo scopriremo, ragazzi, nella prossima parte. Intanto vi invito a lasciare tanti bei pollicioni in su per questo inizio così scoppiettante e spero bello. E io quindi vi invito a, appunto, lasciare un bel mi piace se non siete ancora iscritti, ad iscrivervi e magari lasciare un commentino. Anche in descrizione troverete dei link molto utili. E mi raccomando, un saluto a tutti, ragazzi, statemi bene e noi ci vediamo con la prossima parte. Speriamo bene, quindi. Ciao ciao!